Bună seara, dragi români! Bine ne reîntâlnim și în seara aceasta, după mult timp. Sunt prima dată în acest studio. Mulțumim lui Emanuel pentru invitație, oaspeților și colaboratorii lui. Este bine să facem prima rugăciune de sfințire acestui studio pentru a avea multă pace, sănătate, colaborare cu toată lumea. Pace a questo studio e sui collaboratori abitanti. Ora e sempre, Iisus a zis lui Zaheu, coboară-te pentru că astăzi trebuie să mă opresc în casa ta. Și s-a deschis ușile și îndată l-a primit în casa lui. Ne rugăm ca să binecuvinteze, Doamne, studiul acesta pe cei care lucrează aici, cu pace, cu sănătate, cu liniște. Binecuvântarea Domnului să coboare peste studiul acesta în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Se binecuvintează studiul acesta prin stropirea acestei apă sfințite, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Signor e domnilor, buonasera a tutti quanti, benvenuti a questa puntata di Vox Populi, una puntatona se così vogliamo dire, perché è veramente una puntatona. Innanzitutto voglio ringraziare il pubblico, questa sera è veramente bellissimo, oltre tutti i costumi, e durante la serata avremo l'opportunità di goderci veramente il bello della Romania. E ringrazio i miei graditi ospiti di questa sera, il grande ritorno di Padre Serafin. Padre, innanzitutto buonasera. E Buonasera. grazie di essere venuto ancora una volta. Grazie Grazie anche di tutto quello che hai portato e di tutto quello che, per l'invito. Tutto insomma, rumeno, grazie. Only Romania. Quindi ti ringraziamo per Anche sarmale questo. zuiker. Se infatti l'odore già ci sta. La zuica è già andata, però già l'odore delle sarmaluzze ci sta drogando prima dell'inizio della trasmissione. Ringrazio anche la nostra amica Elena Stuparo. Elena, buonasera. Grazie, E buonasera. parleremo di un evento che si terrà a Roma prossimamente, precisamente la prossima settimana, giusto? Il Sì, sabato 30, e il domenica. 30 e il 31, ed è un evento un po' nuovo, se così vogliamo Sì, dire, perché è la prima volta siamo partiti col Festival Rumeno e poi questa è la prima edizione del Festival Diaspora. Io come associazione ASIR vorrei far conoscere gli artisti che stanno in diaspora anche in Romania, essere conosciuti dalle nostre autorità, perché sono un po'. Ma già se li fai conoscere noi italiani ti ringraziamo. Sì, Le però. autorità rumene lasciale dove Ok. stanno perché Sì. sicuramente hanno già tanta musica loro da cantare, quindi Comunque teniamoceli qua. noi facciamo, questo è il primo festival, facciamo l'iniziativa parte dall'Italia, da Roma, e poi siamo sostenuti da 20 comuni in Romania e facciamo un torneo di 20 eventi in Romania con tutti gli artisti della diaspora. Allora, partiamo con il primo gruppo, il gruppo Mioritic. Buonasera. E iniziamo subito, naturalmente, con la musica. Torniamo tra qualche istante. Basele se bea vino de 3 zile, rachiul din butoie și acolo se culăiești. Hanului nea Basile se bea vino de 3 zile, rachiul din butoie și acolo se culăiești. Da bea și vin, bea și rachiul tam, degle, degle, dar aștept pe acasă nu mai țin mai. Eu o las să fac un cat, tam, degle, degle, dar aștept găsesc dacă își mă bea. Și zic nea Vasili zău, nu da la bărbatul meu, de băut pe datorie că-mi fac o bărămâi. Și zic nea Vasili zău, nu da la bărbatul meu, de băut pe datorie că-mi fac o bărămâi. Da bea și vin, bea și rachiu, tam, degle, degle, dar aștept pe acasă, nu-l mai țin mai. Eu o las să fac culcat, tam, degle, degle, dar aștept găsesc dacă își mă bea.
Pulă ești al meu bărbat, n-o fost odeauna ba. N-o mers la crâșmă nebune, că se trage din neam bun. Pulă ești al meu bărbat, n-o fost odeauna ba. N-o mers la crâșmă nebune, că se trage din neam bun. De-abia și vin, dar și rachiu tam, dele, dele, da, la șâlcă acasă nu-l mai țin mai. Eu o lasă pe acurcat, tam, dele, dele, da, la șâlcă să-ți la creșmă de-a. Câte un pic și o picătură, cât-i paharul la gură, îi bine cât mintea ține și nu face râs la lume. Câte un pic și o picătură, cât-i paharul la gură, îi bine că mintea ține și nu face râs la lume. Ei, bea și vin, bea și rachiu, tam, dele, dele, dar așa pe acasă nu-l mai țin mai. Eu o lasă pe acurcat, tam, dele, dele, dar așa găsesc la creșmă, bea. Bea și vin, bea și rachiu, tam, dele, dele, dar așa pe acasă nu-l mai țin mai. Eu o lasă pe acurcat, tam, dele, dele, dar așa găsesc la creșmă, bea. Bene, ringraziamo il gruppo Mioritica, che sarà uno dei gruppi che parteciperà a questo primo festival della diaspora, che vi ricordo che è la prossima settimana a Fonte Nuova, vicino Roma. Il 30 e il 31 ci saranno due giornate. Sì, e... il 30 vorrei specificare, il 31 che è domenica, la mattina. Io faccio un appello a tutti i bambini che sono talentati in musica e teatro di presentarsi all'Accademia della Romania per la selezione. E poi il vincitore farà un cortometraggio, un film in Romania per la TVR. Bene, quindi parlando di Copilor, di bambini, padre i bambini Serafin, da 9 anche... a 18 anni, specifico. Quindi bambinoni, 18 anni già. No, i bambini da 9 a 18 possono presentare a questa selezione. Allora, parlando di Copilor, anche tu avrai un evento per i bambini. In che sì, giorno e dove? Il 7 giugno. Sulla via Flaminia, numero 353, dove abbiamo la chiesa, dove la parrocchia, il teatro della parrocchia, sì, grande teatro, così vi invitiamo, vi aspettiamo. Un grande... Si mangerà sarmaluzze, quindi ci saremo, certo. Sicuramente ci saremo. Dove c'è sarmaluzze, Romit, ci saremo. Quindi ricordiamo che insomma questa settimana, la prossima settimana, ricordiamo che il primo giugno è la giornata dedicata ai bambini. Sì. Quindi comunque questa settimana, proprio da domani, all'Accademia di Romania ci sarà un primo evento, quindi sarà una settimana dedicata a questi bambini che sono tanti e quindi vanno valorizzati per quello che comunque... Sono tanti talenti. Ce ne sono grazie, tanti, così veramente possiamo... i meglio sono venuti in Italia, perché poi abbiamo visto che l'area italiana li fa crescere sì. bene. No? Sono sì, tanti artisti talentati in Italia. Bene, ringraziamo sempre il gruppo Mioritic, che quindi è stato anche il primo gruppo a essere presentato. Di dove siete voi? No, di dove siete? Non mi dire della Romania, non me lo dire. Di dove siete? Città? Città della Romania. Della Romania, siamo della Pietra Neamț. Pietra Neamț, un applauso a tutti gli amici di Pietra Neamț. Quindi là è Moldova, qui Oltenia. Moldova. Infatti abbiamo... La Moldova è sempre presente, anche grandi musicisti sono... E io sono di Craiova, quindi Craiova, io sono Moldova. Oltenia. Vabbè, qui oggi abbiamo un po' tutta sì. la carta geografica della Romania. Bene, vi faccio i complimenti per il look, la camicetta e la cravattina. Veramente, bravi, bravi. Allora, ci ascoltiamo ancora un'altra loro performance e poi vi ricordo che il 30 e il 31 li potrete sentire live a Fonte Nuova. Mioritic. Să vă mulțumim.
și domnii scumpa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie. La țară floresc toți pomii, de la țară vin și domnii scumpa mea copilărie. Și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie. Nu mi-aș da eu satul meu, căsuța părintească, acolo mi găsesc mereu liniștea mea sufletească. Nu mi-aș da eu satul meu, nici căsuța părintească, acolo mi găsesc mereu liniștea mea sufletească. La țară înfloresc toți pomini, de la țară vin și domnii scumpa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie. La țară înfloresc toți pomini, de la țară vin și domnii scumpa mea copilărie. Și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie. Nu știu alții cum or fi, cum uită de unde pleacă. Eu din suflet mă mândresc, am plecat de jos odată. Nu știu alții cum or fi, cum uită de unde pleacă. Eu din suflet mă mândresc, am plecat de jos odată. Și domnii scumpa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie. La țară înfloresc toți pomini, de la țară vin și domnii scumpa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie. Dacă n-ai ce povesti, nu ai câștigat prea multe. Poți să fii tu cine ai fi, poți să fii cu stea în frunte. Dacă n-ai ce povesti, nu ai câștigat prea multe. Și domnii scumpa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie. La țară înfloresc toți pomini, de la țară vin și domnii scumpa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum o poți n-o să mai fie.
Bene, siamo sempre rigidamente in diretta. Vi ricordo che siete su Romi TV, canale 231 del Digitale Terrestre. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori e chi ci sta seguendo sulla piattaforma Mediatex, sia sul Digitale Terrestre che sul satellite. Allora, vi ringrazio, vi aspettiamo. Verremo noi stavolta da voi a sentirvi dal vivo. Ci porteremo dei pomodori, quindi attenti, se cantate bene, bene, se no i pomodori partono. Ti rubo il microfono perché innanzitutto voglio ringraziare il gruppo che vi ha assecondato in questa cosa. L'unica cosa, vabbè, poi più avanti lo vedremo, vi ho visto un po' lentini. Nella seconda parte dobbiamo cercare, quindi poi mi raccomando ai cantanti che verranno dopo, cerchiamo di scaldare la serata. Allora, come vi chiamate? Edmund. Di dove sei? Roman. Roman vicino Iasci, giusto? Nella parte scendendo? Nams. Nams. Te? Mi chiamo Ionella. E di dove sei? Di Roman. Ah, quindi siete della stessa città? Sì. Da quanto state in Italia? Come vi trovate? 13 anni e benissimo. Beh, 13 anni ormai sei sutte la sutte italiano. E te pure uguale? No, io sono da un anno in Italia. Ah, un anno. E come ti trovi? Bene. Come sono i ragazzi italiani? Bravi? Sono bravi. Sono bravi, meno male. Allora, passo anche dall'altra parte, io vi ringrazio, a voi, ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando, la cravatta voglio la stessa, perché il pomodoro sopra si vede subito. Voi? Io mi chiamo Alessandra. Di dove sei? Di Roman. Ah, tutti di Roma, tutti romanisti sono. Te? Cristian. Di Cimicilia, Repubblica Moldova. Ah, quindi vedi, l'abbiamo, comunque, bravo, Allora, da quanto state in Italia? 6 anni. Te? 3 anni. 3 anni. Come vi trovate? Bene? Meno male. Una meraviglia. Una meraviglia, veramente. Grazie, perché vuol dire che allora vi siete, come si dice, introdotti bene in questa comunità. E, allora, io adesso mi dovete scusare se facciamo un po', stasera facciamo un po' le magie, però lo spazio è veramente poco. Allora, mentre il gruppo si allontana, io voglio salutare il parterre d'onore che si alternerà questa sera con la musica e che saranno presenti a questo evento. Abbiamo Mirela, giusto? Mirela, buonasera. Buonasera. Io sono in Dębowice, sono a Roma da 10 anni. Mi trovo benissimo. Ti devi trovare bene, che aspetta, alliviamogli il coltello e ti trovi bene. Allora, che vedi, abbiamo messo il coltello prima apposta per questo. No, sono da padre Serafim, da quando sono venuta in Italia mi trovo bene. Sono per prima volta quando vengo da voi. Spero che... Che ritorni. Ritorno. Ok, alliviamogli anche l'altro coltello. Proprio ho emozioni. Okay. Io del paese mio sono di Dębowice. Poi abbiamo la nostra amica Stelluzza, mandiamo un applauso a Cuca e ai nostri. Mulțumesc. Stelluzza, bentornata. Tra parentesi, complimenti perché ogni settimana porti sempre un vestito diverso. Ti invidio, ti dico la verità. Io ho 2 camicie e cerco di alternare quelle, invece tu hai un parterre di vestiti. Io am să vorbesc în românești cu mai bine decât. Vreau să spun ceva. Cu adevărat că dacă cineva m-ar pune să dau 100 de euro pe o rochie de ocazie, n-aș da. Dar pe un costum național dau. Îmi cheltui foarte mulți bani pentru costumele mele naționale. Sunt toate lucrate de mână în Bucovina, la mine, la Suceava. Este o bătrână care încă mai lucră, că noi, femeile tinere, am mai pierdut așa din obicei. Și chiar țin foarte mult la portul popular. Chiar îl port și eu și îl port și în suflet. Prima stavamo parlando prima di quello che dovrebbe fare un po' lo Stato per voi, no? Per me già il fatto che voi spendete, perché questi vestiti, vorrei dire, ai nostri telespettatori, costano veramente centinaia e centinaia di migliaia di euro. Vero. Quindi quantomeno dovrebbero aiutare a permettere, insomma, che comunque so che io per fare una camicia, dato che per me l'ho fatto con tendone, però c'è voluto il circo per farmela, però comunque sto dicendo, costano, e loro effettivamente portano le tradizioni popolari rumene in Italia, e quindi... quantomeno non un grazie solo così, ma anche un grazie proprio materiale, a mio avviso sarebbe giusto. Andiamo avanti con il testimone, abbiamo invece un'ospite nuova che non abbiamo mai avuto l'onore di avere in studio, speriamo che ritornerà anche questa sera, gli levi il coltello per fare dietro anche a lei. E Andrea, buonasera, di dove sei? Bine v-am găsit, din Gura Humorului, Suceava. Suceava, bella Suceava, mi piace tantissimo. Foarte frumoasă. Il lago Siret, cioè, Bucovina tutto... noastră. Vreau să transmit tuturor românilor care ne vizionează în acest moment multă sănătate și doar gânduri bune din partea mea. Grazie a te di essere venuta e ti ringrazio anche a nome dei nostri telespettatori. Poi abbiamo Rodica,
che ormai conosciamo, sempre nostra gradita ospite. Rodica, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Sono molto contenta di che nel mio piccolo ho dato il mio cuore per questa serata. Ringrazio a Padre Serafin che ha risposto come sempre, Emanuele che ci ospita con grande, grande cuore, e speriamo che Elena, questo festival, gli auguro che da tutto il mio cuore, come Oltianca, Cascimine, tanta fortuna. E mi auguro che tutte le cose che facciamo oggi... la fortuna già è partita bene, sì. Perché comunque già ti sei... Sì. E mi auguro... sei catturata un bel po' di cantanti importanti. E quindi... mi auguro che così, eventi così avvengano più spesso qui in Casa Romit. Io, no, oltre che in Casa Romit sarebbe bello vederli girare per l'Italia, sì. Perché comunque ci sono anche tante comunità, certo, che non sono fortunate come Roma. Ha ragione Elena. Emanuele, questo è l'inizio. Sì. No, ma ti dico la verità, adesso parlando così in casa, io leggo spesso tantissime email di rumeni che sono in Sicilia, sono in Calabria, sono in, sì, Puglia, e purtroppo lì, perché non fa numero, non, vero, ci va nessuno. Il 28 mia... giugno abbiamo l'evento in Sicilia. Quindi se è giusto andare anche da loro, lo so che, sì, spesso per e i sono gruppi... tantissimi artisti che scrivono, che vogliono partecipare, venire. Mi auguro che tutti quanti Stelluzza tramite... l'anno scorso ha partecipato. Potremmo, sì, fare una carovana veramente itinerante che gira tutta Italia e non vada solo nelle grosse, sì, città. Sì, sarebbe bellissimo. Io invito tutti quanti che mi hanno scritto personalmente... Perché? Bene, mi dicono che abbiamo già una telefonata, neanche ho dato il numero di telefono stasera, quindi questo è già qualcuno che se l'era... Pronto, buonasera. Allo, buonasera, Emanuele. Sì? Buonasera ai tuoi... Ospiti. Ospiti. Ma neanche ospiti, che amici di famiglia, perché qua è una casa, quindi... Dai, adivarati, Emanuele. Mă bucur că vreau să salut bucovinienșii mei pe Steluța. Și eu sunt din nordul Bucovinii, sunt bicoviancă, cu mi Sofia Bicovianca, Ileana Păduri. Mă bucur și să mă uit în toată vinerea seara, Emanuele. La emisiune că îmi place. Și te felicit. Și nu trebuie să fii gelos pe asta. Că și tu am văzut că ai cameașul frumoasă. Ai și tu haine frumoase care îți se stă bine. Dar dove chiami? Emanuele, io sono Caterina din Evrea. Ivrea. Oh, ragazzi, vicino, sì, Torino. Un applauso alla comunità, del Piemonte. Da. Emanuele, vreau să vă citesc eu o poezie în seara asta. Cine a zis că prin străini o să-ți fie viața grea? Cât nici libertate n-ai și ți împietrești inima. A știut atunci ce zice, că prin rele a trecut, că oricum tu faci de toate străinul cere mai mult. Și te rogi la Dumnezeu să-ți dea minte și putere, ca să nu ajungi la rău, la necaz și la durere. Și te întărești și zi și noapte și le faci la... și le faci față de la toate. Închizi ochii, dai din coate și zici că se mai poate. Și așa mergi înainte, tot zicând în sinea ta, că mâine o fi mai bine, tot mintindu-ți inima. Din om vesel cum ai fost, ai ajuns crispat și rău și ajungi ca să jignești chiar și pe prietenul tău. Doamne, dă-mi putere multă să pot face la tot față. Inima să-mi fie bună, că viața e un fir de ață. Și nu sunt la început ca să am putere multă. Am ajuns pe la apus, dar Dumnezeu mă ajută. Și mă rog și zi și noapte să fie în țară bine, Dumnezeu să mă ajute să mă întorc acasă bine. Grazie! Bun, vă mulțumesc din suflet, să fim mândri, să se purtăm costumele populare și tradiția noastră. Grazie della poesia, grazie, e sarebbe da raccogliere questi, vedi, noi lanciamo... Noi vi invitiamo, dacă vreți să veniți alături de noi la Roma...
Ma noi speriamo di... Io ti lancio il testimone nel senso di questa cosa perché... Io ho invitato tutti. Però spesso non tutti si possono spostare. Sarebbe bello comunque organizzare anche delle selezioni locali, perché nel senso che il Piemonte sicuramente ti regalerà tantissimi artisti rumeni, come la Lombardia, come l'Emilia Romagna. Ma non è un problema, loro se vogliono venire possono anche venire, troviamo dove alloggiarli. Quindi troveremo la soluzione. Dacă vreți să veniți, noi vă invităm. Aveți numărul nostru. Un salutone. Bun, vă mulțumesc foarte frumos, sărut mâna părinte. Doamne ajută, sănătate. La revedere. Bun sănătate, Doamne ajute. La revedere, la revedere. Bene, allora il numero di telefono, non so se andrà in sovraimpressione, se non andrà in sovraimpressione, e come si suol dire, lanciamo la pubblicità e torniamo tra qualche istante, naturalmente sul canale 231 di Romi TV, con i nostri graditissimi amici di famiglia. A tra poco! Sulle frequenze di Romi TV, e questa sera stiamo ospitando qui nella casa di Romit e degli ospiti solisti, cantanti, gruppi musicali che si esibiranno la prossima settimana a Fontenuova nel primo festival della diaspora. E avremo questa sera diversi stacchi pubblicitari perché proprio tecnicamente per organizzarci abbiamo bisogno di qualche minutino in più e quindi vi ringrazio per la vostra pazienza, ma sicuramente vi sapremo poi ripagare con i nostri gruppi. Adesso abbiamo in studio il gruppo Serafico che non, diciamo che parte capitanato sempre da padre Serafin, che potrete vedere anche all'evento dei bambini, ci saranno anche loro, giusto? Sì, sì, quindi sì. Comunque li potrete vedere anche a Roma e iniziano la loro performance, se così vogliamo dire, con due canzoni. Il gruppo Serafico. Bene, a questo punto, padre Serafin, complimenti. Quanti anni ha questo gruppo? Da quant'è che lo stai... Lui è il manager, se non avete capito, padre Serafin fa anche il manager, quindi da quant'è che... Sì, 5, 6, 7 anni, dipende. Sì. Bravi, bravi veramente. Poi
Abbiamo anche brave soliste. Adesso poi vediamo una solista brava. Adesso la sentiamo dopo Maria la seconda canzone, e così dico anche alla regia, poi ci ascoltiamo le due situazioni che abbiamo preparato, sempre che fanno parte del gruppo Serafico. Andiamo con la seconda canzone. Ci sono anche io. Allora, ringrazio il gruppo Serafico, e a questo punto, visto che siamo già qui all'interno del gruppo, come diceva prima Padre Serafino, ci sono delle persone che insomma hanno fatto delle piccole cose per noi. Iniziamo a questo punto con Mirela. Mirela, eccola qua. E date il microfono a Mirela. Mirela, che ci regali? In questa seară vreau să cânt Ciobănaș cu 300 de oi. Ciobănaș cu 300 de oi, când treci și vii cu turma pe la noi, te vedea pe mândra, draga mea, spune-i că m-am depărtat de ea, te vedea pe mândra, draga mea, spune-i că m-am depărtat de ea. Când soarele răsare dintr-un negru nor, mă cuprinde mândră al tău dor, jale mi și nu te pot uita, n-am ce-s face, asta-i soarta mea, jale mi și nu te pot uita, n-am ce-s face, asta-i soarta mea.
soarele apune printre munți în sus. Pleacă-ți mândră ochii cum ți-am spus, spune-i numai lui că mă iubești și-apoi mândră tot mai dragă mi-ești. Spune-i numai lui că mă iubești și-apoi mândră tot mai dragă mi-ești. Qualcuno ha pensato che c'era un po' di mare perché stavamo facendo così, comunque era tutto organizzato. Allora passiamo alla seconda. Molte emozioni, sono per la prima data la Romita in diretta. Però il manager Serafino ha detto che. Problema alla gola perché ha piovuto. Però tu ho visto che hai portato. Ha piovuto oggi pomeriggio. Hai portato lo sciroppo, ho visto. Sì, per questo. Ha portato lo sciroppo alle pere. Lo sciroppo alle pere da 70 gradi, che poi dopo vi faremo vedere. Bene, e adesso passiamo invece il testimone a Elena Ifrin, che potete poi vedere su Facebook, è molto operativa anche sulla sua pagina Facebook. Elena, che cosa ci regali? È acceso, acceso, tranquilla. Mi chiamo Elena Ifrin, sono della Bacău e sono per la 4a ora qui alla Romi TV, insieme con Emanuele e anche con Padre Serafin. Înainte de a spune o poezie foarte frumoasă care ilustrează istoria patriei noastre, aș vrea să fac un salut a tuturor. Ti diamo il salut perché no, così se, ti sentono meglio. Vorrei fare un saluto a tutti quanti che mi vogliono bene. Tutti ti vogliono tutti, bene. Tutti mi vogliono bene, anche italiani, anche rumeni. Deci voi spune poezia, pomenire ție Ștefan cel Mare, scrisă de Dominic Stanca. Bătrânii spun că apa trece, ba spun că pietrele rămân, dar altfel lucrul se petrece pe scoarța globului pătrân. Căci piatra, cât ar fi de piatră, se macină acolo stând și peste trista măcinare tot apele rămân curgând. Mare, zaci sub această lespede rece, dar tu ești pretutindeni, ești în bobul de grâu, de miei, de tămâie, în sabia frunzei, în piatra din râu, peste tot înflorești primăvară eternă, în inimi, în sălcii, în spic, în cicoare. A cui e dumbrava? Ia lui Ștefan cel Mare. A cui e mâna? Ia lui Ștefan cel Mare. Cine a pus umbra pomilor în cărare? Ștefan cel Mare. Ape, numele tău îl poartă pe zid, râul tapă sub albii dezgroapă burul tău pe fie ce blid. A cui e cetatea? E a lui Ștefan cel Mare, polobocul din zid, mucezit sub feridă, ulcica de lut. Toate, toate sunt ale tale. Ale tale sunt colinele cu cerul, te îngână de armi durăul, te leagă în de vița de vie. Tânarii sunt ai tăi și hârlăul. Bătrânii poartă numele tău, codrii din munți și codrii din văi poartă numele tău. Tu zici că sunt drepți ca lumânarea de său, străjeri lângă drum poartă numele tău. Pe aici a trecut Ștefan cel Mare. Aici a făcut un popas Ștefan cel Mare. Aici a vânat căprioare, aici hoarde tătare. Aici a zvârlit cu o săgeată mai departe de soare.
aici a băut din smălțate pocale vinuri dulcii și pelinuri amare. De aici a trecut Ștefan cel Mare. Aici a făcut o fântână și colo pe brână șapte izvoare. Tot ce e țară și om te îngână, tu ești sângele bun al câmpiei, tu ești izvorul, tu ești vatra, tu ești ochiul din munte, tu ești inima Moldovei bătrână. Piatra, ceara, fierul, mormintele îți poartă să bate în palme cuvintele. De aceea astăzi, când trecem un vad, când urcăm o colină, când batem o cărare, știm fiecare că pe aici, într-o zi, cândva a trecut Ștefan cel Mare. Però questa non era la poesia, questo era tutto il libro. Hai letto tutto il libro, perché non era la poesia. Io a scuola in poesia avevo 3, perché non mi ricordavo al massimo la prima strofa. Quindi questa proprio io non l'avrei potuta imparare. Ma tutti mi dicono così. Meno male c'è sempre Ștefan cel Mare in mezzo, perché sennò la vedevo male. Allora, concludiamo questa parte del gruppo serafico. Abbiamo una telefonata. Pronto? Non abbiamo la telefonata. Sì, abbiamo la telefonata? Non abbiamo la telefonata, va bene. Allora, concludiamo con questa seconda parte di Vox Populi, con altri due solisti sempre del gruppo serafico. Ecco qua, presentati. Buonasera, mi chiamo Maria Turcu Negulici, sono della Fălticeni, Suceava, Comuna Bunista Tuncești. Sunt de 15 ani în Italia. Cu părintele Serafim îl cunosc de când am venit în Italia. Îi mulțumesc foarte mult, ne conduce cum e un părinte adevărat și mulțumesc la toată lumea. În seara asta vă cânt un cântec, Lie ce-o cârlie, mă scuzați dacă n-o să-l cânt bine. C'è la pera pronta della bottiglia di Serafino. Bene, dopo la... Ma l'hanno provato prima. Hai niente, eh? Bine. Lie, lie, ciocârlie, ia să-mi spui tu mie, de ce zbori pe glie, de ce zbori pe lane, fără ciocârla. Lie.
Abbiamo una telefonata. Lie, pronto? Bisogna mettere altre due pere nella bottiglia per aumentare, aumentare il grado di... Pronto? 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 Buonasera. Pronto. Buonasera. Buonasera, Emanuele. Buonasera, Duomo. Guarda che non è lì, eh? È Petronella della Cesano. Ah, Petronella, buonasera. Buonasera, buonasera. Amruzzo vi saluto, saluto per tutta lumea, avete un gruppo foarte frumos. Să vă urez o seară bună și vă ascult cu drag. Să văd ce notă vă dau astă seară. Să salut pe doamna Rodica, doamna Steluța, pe părintele Serafim, pe toată lumea, tot grupul, toată lumea. Sunteți toți frumoși, sunteți toți drăguți. Complimente, doamna Elena, ce poezie frumoasă ai spus. Mă bucur tare mult, te-am ascultat cu drag, mi-a plăcut foarte mult. Complimente. Ești mereu, mereu, mereu brava, brava, brava. Mulțumesc frumos din suflet. Și ce să mai spun? O seară bună și mult, mult succes. Sunteți toți frumoși, toate doamne, domnișoarele, grupul Miorit, mi se pare că se numea. Se numește, scuzați. Și cam atât. O seară bună, distracție plăcută și noi vă urmărim cu drag. Mult succes! Mulțumesc mult, Emanuele. Grazie, grazie a te. Grazie. Bene, mandiamo la pubblicità? Non mandiamo la pubblicità. Me ne vado, che devo fare? Me ne devo andare? Niente, cantano, allora, canteranno un'altra canzone. A questo punto preparatevi un'altra canzone, io me ne vado. Che devo fare? Padre, scusate, devo parlare col manager. Manager, che possiamo sì, fare? Sì, sì, sì. Un'altra canzone. Sì, sì. Manager, ci ha detto che abbiamo un'altra canzone. La stanno preparando al volo perché la regia ha chiesto un'altra canzone. Ecco il manager, vedete in diretta il manager che sta dando le indicazioni al gruppo. Altri 100 lei, ha chiesto altri 1000 lei, il manager. Eccoci. Angela, Angela. Ricordo il nostro numero per entrare in diretta 06 65 39 931 e 331 450 6352 per gli sms.
Voglio ringraziare un'altra emittente che si è collegata alle 10 in questo momento e sul digitale del resto di tutta Italia. Ringraziamo anche loro per la loro, diciamo, disponibilità e quindi in questo caso diciamo un buonasera anche alle persone che si sono collegate in questo momento. E siamo in diretta dagli studi Romit TV di Roma. Stiamo parlando del primo festival della diaspora che si terrà il 30 e il 31 a Fonte Nuova, un paese vicino a Roma. Abbiamo Elena Soparu che è l'organizzatrice, Padre Serafin che è il manager. Abbiamo scoperto il Padre Serafin, oltre a essere votato a quello che è anche un gradito manager. Come fai presente al festival? Presenti te? Ecco, quindi sì, farà anche il presentatore. Io vorrei aggiungere una cosa. Posso, vorrei ringraziare anche per questa organizzazione del Festival Diaspora Attualitatea. Vorrei ringraziare anche a Cristiano Acquarelli dell'Attualitatea. Acquaroli, scusate, che mi è stato vicino. Vorrei ringraziare anche gli sponsor Atlasiv e a una compagnia telefonica Nova Lebara. Lebara, bene. Allora, Padre Serafin vuole presentare il gruppo. Poi andremo in pubblicità e ritorneremo naturalmente in diretta sulle frequenze di Romi TV. Padre Serafin. Donna Rodica Kirku, tutta la mia ostia. Ileana Luduscianter Gomures. Angela Babushan Brasov. Elena Efrim Bakau, tutta la mia. Bianca Delliu. Timișoara, Maria Tescar, Cluj, Câmpia Turzii, Maria Turcu Negulici, Mariana Gavriloai, Borleș, Suceava și Maria Negulici Turcu, tot de la Suceava. Borlești neamț. Așa, Viorel Stoica, Valentin, Vrancea, Coroiu Ștefania, Roșia Montana, Luci Bârlea, Maramureș, Cuțuica Sarmale. Bene, allora vi lasciamo per qualche istante per un po' di pubblicità e ritorniamo insieme su Vox Popoli. A tra poco. Eccoci, Emanuele Leper. Rieccoci, tornati in studio, un applauso. Come avevo detto sin dall'inizio, questa sera abbiamo un parterre di cantanti della diaspora veramente spaventoso. Ringrazio perché comunque sono venuti qua questa sera in anteprima per il festival che poi si terrà la prossima settimana. Vi ricordo che questo è solo l'inizio, quindi speriamo di allargare questa iniziativa a più artisti, insomma, cercare di creare una cosa veramente itinerante. Vuole dire anche che durante la pausa di cambio, come si suol dire, di testimone, abbiamo analizzato chimicamente la bottiglia che ha portato Padre Serafin. Preghiamo la polizia in tutta la zona di non avvicinarsi questa sera qui, perché il nostro tasso alcolico supera veramente. Luci Bârlea de la Maramureș. Tra parentesi, Padre Serafin mi ha detto che quando poi l'abbiamo bevuta tutta ci spiegherà come escono le due pere che sono dentro la bottiglia. Quindi dovremo impegnarci questa sera a finirla. Poi mi spieghi come tiriamo fuori, certo. Rompendola in testa a qualcuno. Speriamo di no. No, rimane intera, rimane tutta intera. Come se entrate te lo spiego, perché da bambino mi chiedevo questa cosa, no? Dice, pensavo che aprivano la bottiglia, mettono la pera, invece la legano al ramo, la pera cresce dentro e tagliano. Però quello lo posso capire, non capisco Padre Serafì, forse quando uno ne ha bevuto un bel po' comincia a avere problemi e sicuramente le farà uscire col pensiero. Comunque Padre Serafin sarà il nostro Silvan di questa sera, ci svelerà nella seconda parte come tirar fuori le pere dalla bottiglia. Quindi, padre, preparati, perché vorremmo. So che tu fai miracoli, perché qualcuno da sopra ti ha raccomandato. Lì che cosa succede? Questa Dracula. Beh, stasera sì. Andiamo proprio sulle cose leggere. Io pensavo di fermarmi al massimo a un bicchiere d'aranciata, invece qui proprio abbiamo. Siamo oltre 70 gradi, e infatti abbiamo acceso l'aria condizionata. Se può mangiare, sì, sono deposto a stasera i vigneri senza carne. Così. Il problema è che hanno un odore che già dall'inizio della puntata c'è un po'. Fresche, fresche, da 2 o 3 ore fa, 4. No, lo sento che sto, perché l'odore arriva fino qua, quindi.
Bene, ringrazio anche chi è che ha portato tutto questo bellissimo tavolo imbandito, perché una cosa bella della Romania è anche il fatto che ancora si hanno queste tradizioni di imbandire i tavoli con quelle che sono poi le cose più importanti. In più Padre Serafin ci ha regalato un'icona che terremo qui all'interno della televisione. Anche... No, questo è il Gagliardetto, padre. La pera sta ancora qua dentro, padre. Dopo la ci pera. Sono tanti. Padre Serafin già sta la pera. Quindi... Bene, allora passiamo adesso alla nostra amica Stelluzza. Stelluzza, buonasera. Benvenuta, perché sei sempre graditissima ospite. E stasera è affiancata anche dai ballerini come Madonna, mi raccomando fate... È il gruppo Play Mioriti, che è il miglior gruppo folclorico in Italia. Bravi, bravi, Play Mioriti. Come vedrete state attenti ai piedi, perché nella prima parte non avevamo bevuto la pera, quindi eravamo lentini. Adesso nella seconda parte vedete che il piede comincia a aumentare la velocità, quindi... Poi nella terza parte, quando le pere non ci sono più, proprio salteremo... Bene, vi ricordo il numero di telefono, comunque mi dispiace per chi da casa non può sentire questi bellissimi odori, 06-653-9931, ma adesso mi levo, mi faccio da parte e lascio il parterre a Stelluzza Forestale. Mulțumesc! Buonasera a tuturor românilor care ne privesc și care nu ne privesc în acest moment, din toate colțurile lumii. Ne dorim să vă aducem o stare de bine, să mai uităm de probleme și sper că reușim să vă ridicăm un pic din fotolii așa în fața televizoarelor. În această seară nu am venit singură, am venit cu grupul folcloric Play Mioriti, cu care eu colaborez aici la Roma și nu numai. Am venit cu o mare talentată, o tânără, tot de la Suceava, de la Gura Humorului, Andreea Ivașcă, este eleva mea. În curând o veți vedea și pe posturile de televiziune, cu un nou videoclip. Și cu băieții de la Mioritic, care deja i-ați văzut în această seară, cu care eu colaborez la nunțile românilor, botezurile și la orice eveniment. Mulțumesc pentru invitație și, ca să nu vă țin prea mult, să dăm drumul la cântec, mergem cu prima piesă. V-am adus o piesă din Bucovina și o piesă pentru toți românii. Sănătate multă să vă dea Dumnezeu. Doamne ajută! Maestre, vai con la muzica! Bună seara, oameni buni, măi, da, bună seara, dragi români, măi, bună seara, oameni buni, măi, da, bună seara, dragi români, măi, am venit cu voi bună, hai li li li.
C-am venit la oameni buni, măi, da, nu ne-am dușit până luni, măi. C-am venit la oameni buni, măi, da, nu ne-am dușit până luni, măi. C-am venit la oameni, fra, ai le-le-le-n, ai le-le-le-n, ai le-le-n, dorul le-le-n, măi. Dar nu ne-am dușit până marți. Am venit aici la voi, măi, da, nu ne-am dușit până joi, măi. C-am venit aici la voi, măi, da, nu ne-am dușit până joi, măi. La mulți ani cu sănătate, hai le-le-le-n, hai le-le-le-n, hai le-le-n, dorul le-le-n. Și acum v-am adus o bălăceană de la Bucovina. Băieți, o băteți aici la podele să iasă colbu din ele. Vai go la muzică! Yeah. Socorii și câți în poiană, hai cută-ți la balașană, balașana pe-un chișor. Eu sunt și zăciuri, dar când frică n-o fost bune, și-a citit pe loc le-o pune. N-aici cu procele, iar la geam cu opinșele, hai da, hai, da balașana și-o juca, hai da, hai, da bă-te-o la podea, mă! Dacă opcincă și-o cilincă, faci și noaptea multă mică, cu cilinca din mai eu, cu opcinca joc cât vreau, dar înainte pișorașă, din pii bagea cilincaș, priva duce mănânță lăca, iar bagi troscață, da, hai, da, hai, da, balașa, n-a piun calcâi, hai, da, hai, da, hai, le-le mări, mă! Hai cu tăți la balașană, balașana pe-un chișor. Eu sunt și în zăci ori, dar încă trică n-o pot bune. Și-a ce tripil loc le-o pune. N-aici cu procele, iar la geam cu opinșele. Hai, da, hai, da balașana și-o-mi juca. Hai, da, hai, da până și-o sară. Mulțumesc mult! Și vă doresc tot binele din lume! Doamne ajută la toată lumea! Mulțumim! Bene, non so se ripartiamo con un'altra canzone, se non partiamo con un'altra canzone. Sicuramente la pera ha fatto effetto. Guarda, sto sudando le sette camicie. Allora, vorrei dire che siamo fortunati qua, che sotto non abbiamo nessuno, perché con questi piedi, a forza di battere, se avevamo qualcuno sotto ci... avrebbe. Comunque bravi, vedete che aumenta la velocità, aumenta sicuramente, più avanti aumenteremo
Aumenteremo ancora il ritmo. Stelluzzi, io ti ringrazio perché sei sempre presente, attiva e poi hai questa magia di attirare l'energia. Quindi... Vă mulțumesc eu din suflet pentru că mă invitați în acest studio și ori de câte ori să știți că vin cu mare, mare, mare drag. Un mare, mare, mare di sorprese. Allora, ritorniamo qui nel nostro parterre, quindi vi ricordo che Stelluzza sarà presente anche lei la prossima settimana, sì, a questo evento. E poi ripeto ancora una volta, sarò ripetitivo, cerchiamo di portare questi talenti in giro per l'Italia, perché comunque c'è tanta gente anche italiana che comunque si sta avvicinando alla comunità rumena, al folclorismo rumeno, ed è giusto che comunque meritano di seguire anche in diretta queste realtà. Ci dicono che abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, benvenuta, da dove chiami? In provincia di Mantova. Mantova, un saluto a tutti gli amici di Mantova. Mulțumesc, anche mulțumesc. Lì una grande comunità. Mulțumesc, da. Acum vreau să vorbesc românește. Da. Vă mulțumesc pentru noi, toți românii din Italia, ceea ce faceți pentru noi. Mulțumesc la frumoasele astea doamne îmbrăcate în costum național, care reprezintă județele țării noastre românești. Nu am cuvinte să vă mulțumesc din suflet, sunt foarte emoționată. Și acum dați-mi voie să vă cânt și eu un cântec. Sunt din Drăgănești Olt. Mă cunosc în ulițe, după plasă, după port. Mă cunosc de la ulițe, după port și după port. După ea îmbărgată și boșeaua implorată. Cu sută, cu trandafir, numai fluturi, numai fir. Mi-a căzut măicuțaie să mă cunosc dintr-o mie. Mi-a căzut măicuțaie să mă cunosc dintr-o mie. Și la gât mi-a pus mărgele, mare neica după ele. Și pe cap mi-a pus tulpane, că-s fată din Plai Oltean. Ce te uiți, neică, la mine, ori nu sunt făcută bine? Ce te uiți, neică, la mine, ori nu sunt făcută bine? De vrei ca să mă cunoști, vii la mine, îndrăgănești. De vrei ca să mă cunoști, vii la mine, îndrăgănești. Mulțumesc! Brava! Bravo, bravo. Brava! Am avut câteva emoții, dar... Ti aspettiamo all'evento! Se poi non puoi venire te da noi, verremo noi a Mantova, dai. Andiamo, certo, anche la comunità di Mantova. Grazie, grazie a te. Mulțumesc. Grazie. Noi vă invităm la eveniment. Grazie ancora. Bene, vi ringrazio come sempre anche per gli sms che mandate al 331-450-6352. E ho letto questa settimana tanti messaggi anche di persone che purtroppo hanno problemi di lavoro, di salute qui in Italia, quindi spesso ci fa piacere sentire che stiamo bene, però è anche un apprezzamento va alle persone che purtroppo non stanno bene né economicamente, neanche dal punto di vista di salute. Quindi vi mandiamo veramente, speriamo che con quel poco che noi riusciamo a fare, riusciamo a entrare nelle vostre case e quantomeno regalarvi quelle due ore di casa, perché Romit è con noi e sta a casa, quindi torno a dire, la famiglia Romit, fortunatamente grazie alla tecnologia del digitale terrestre, cerchiamo di arrivare nelle vostre case. Io adesso non so come siamo organizzati con la scaletta. Emanuele, dobbiamo fare un saluto al grande maestro Benone Sinulescu. Già, Benny, il mio tata rumeno. Il mio tata rumeno che ogni volta che poi viene in Italia, ormai ogni volta che arriva a Bucarest ci vieni da prendere i pomodori. Che sarà, va fi alături de noi pe 30-31, îl salutăm și sarà insieme a noi. Mi ha regalato Benny, quest'estate mi ha regalato un pomodoro da 2,5 kg. Sì, lui c'ha un grande giardino. Ti giuro, me l'ha portato, dice un regalo per te, dico, non so, Benny mi porterà c'ha due. Un pomodoro così mi ha portato. Emanuele, per non dimenticare, anche oggi, ieri era la festa di Santi Costantino e Elena. Così quindi un saluto a tutte le Elena. Elena grazie. Tutti. Allora, ci prendiamo questa telefonata, poi il parterre è già carico di un'altra cantante che non è stata mai ospite qui e siamo lusingati di averla questa sera qui con noi. Pronto?
Pronto, buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera, ciao Emanuele. Ciao, buonasera. Grazie per chi fai questa emissione sempre buona. Grazie a voi. Che ti posso dire? Stai sempre da fa tante cose per noi, come viene per Romeni. Piano piano, vedi, siamo arrivati a 30 persone. Sì, te vedo perché, guarda, ma guarda te, e te vedo sempre che, come si dice, fai tante cose buone per noi. Grazie. Allora, lo sai che ti posso dire? Non lo so che sbaglio, come sbaglio, ma alla prima, quando ha cantato quel coro che c'era, la prima, no? Ma dai una cosa di velocità, come viene, dai una cosa di, come si dice, di una cosa, che te posso dire? Una cosa che un po' più veloce, le donne che stavano lì, la prima, ma non mi piace, ti dico la verità, dai qualcosa, come ha cantato adesso, come si chiama, non lo so, non mi ricordo, perché ha cantato una signora, vabbè, insomma, ha cantato una canzone buona, bellissima, e così voglio che ti posso dire, a Romania da se vedersi bene, la fine, ma non quelle cose che Stefano, che il grande, Stefano c'è il mare, vabbè, insomma, lasciamo perdere quelle cose. Ma io voglio... Allora, io vorrei dire questo. Le poesie fanno parte un po' della... No, fanno parte un po', fanno parte della storia, della cultura. Quindi io spesso dico che la musica può andare a braccetto con la poesia. La poesia va a braccetto con la musica. Quindi, torno a dire, poi io onestamente, pur avendo 48 anni... Una poesia del genere, lunga così, con l'enfasi, come l'ha detta prima Elena, non sarei in grado, non sarei in grado di dirla. Quindi comunque io ipotizzo che la musica e la poesia vanno innanzitutto insieme d'accordo. E poi la Romania è tutto questo, perché io spesso dico che la Romania, io ringrazio le persone che sono qui, ma sono tutte quelle persone che sono a casa, che purtroppo non possono uscire di casa, e spesso si sfogano per telefono, quando io dico 3 minuti, spesso ci va solo 3 minuti, perché il telefono è il mezzo di locomozione per arrivare da noi. L'altra settimana una nostra amica su di Bassano del Grappa si era preparata persino la base a casa, no? Dice, parta, aspetta, dice, mi date la base, dico, signora, pure la base, ce l'aveva pronta lei, quindi c'è stata una preparazione e tutto quanto. Quindi io devo dire grazie, perché da italiano dico che forse la nostra comunità all'estero questo non lo farebbe. Quindi devo dire grazie a loro, perché ancora ad oggi hanno l'amore per la terra, e il fatto che comunque stasera sono vestite tutte con i vestiti locali vuol dire che comunque c'è anche un'attenzione a seguire la storia. Perché comunque questi vestiti, torno a dire, ci sono vestiti che hanno più di 100 anni, quindi è la storia che viene raccontata nelle stoffe. Bene, a questo punto do il testimone a questa giovane ragazza, giovane... No, mi dicono, vedi, tu stai lì e ci arrivano le telefonate. Pronto? Buonasera. Buonasera, benvenuta. Da dove chiami? Sono della Modena, sono Sperica Veronica, Suceava, Bucovina. Buonasera, parinte. Buonasera. La toată România. Bine că am intrat în această minunată, cum spune Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lumea nu pentru unul care ne-a denigrat. Am auzit pe cineva în România ieri că ne-a denigrat la televizor, că noi 17 milioane care am plecat în străinătate suntem toți o spațatură, adică de nimic. Ne-a făcut un prezentator care este la cântece pentru acești, cum se zice, țigani. Nu vreau să fiu, dar de oameni de nimica. Hai să lăsăm toate murdăriile, toate, să facem un viitor a copiilor noștri, a nepoților. Sunt plecată de 10 ani din România, exact din Suceava.
Am fost în folclorul bucovinean, am fost cu Sofia Bicoveanca, cu mari actori, cu toți, împreună că nașul meu a fost directorul Casei de Cultură din Suceava. La 18 ani am fost în ansamblu Ciocrălia al României, al Bucovinei și îmi pare foarte bine pentru că toți românii din toată lumea suntem, cum se zice, ai noștri și vom fi ai noștri. Cum se zice, Moldova nu este a noastră, ci a urmașilor, urmașilor voștri în veacul veacului. Grazie per tutto, Emanuele. Grazie a te. Grazie per a tutti te, buona... queste meravigliose rumeni che ne fare piacere in tutto mondo. Peccato che sono anche persone che non ne fare piacere, ne fare, come se dire, un poco giù, dar noi le ringrazio lo Dio perché abbiamo avuto un viso quando eravamo piccolina, Dio ha detto che ha fatto popolo in questa meravigliosa Romania. Ha detto grazie Dio, andare avanti e viva Romania. Grazie, buonasera. Salutiamo Veronica da Modena e a questo punto diamo la parola, anzi la voce. Maestro, come dice... Vai con la musica, come dice Stelluzzo. Haideți oamenii buni și voi măi tararara, să jucați doi câci doi dar-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 dar. Pasul-i legănat ușor din vața, istai joc adevărat, camul în joc și eu lângă bădea-l meu și nu și nu-mi pare tare greu.
jucăm ca să ne ajungă cât din pâneam și la muncă. Șa, șa, șa. Gospodarii și din frunte, tra-ra-ra-ra-ra-ra, mândriți cu măsprat în munte, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, joacă hora-n bătătură, tra-ra-ra-ra-ra-ra, iuind cu voie bună, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, pasul-i legana, ușor de Andrea, complimenti, non mi sono scordato di presentarti. Andrea Ivasco. Andrea Ivasco, e di dove sei? Bravo Morley. Hanno fatto Bucovina. Bucovina. Come vedete, un giovane talento, non si chiede mai alle donne quanti anni ha. Dimmelo all'orecchio, quanti anni ha? 23. Ecco qua. Bene, passiamo alla seconda canzone di Andrea e vi ricordo che siete in diretta, siete su Rome TV. Specific Bucovina. Maestre. Musica, 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 maestro. Și mi-i sprinte nella joc, tara-tara-tara-tara, lângă mine își faci loc, tara-tara-tara-tara. Cine nu știa juca, tara-tara-tara-tara, am mai fășut să uită, tara-tara-tara-tara. Hei, hei, țara-nească fi saltat și se joacă printre sat, că are și cu cine poate, tara-tara-tara-tara. Țara-nească și cu pale, nu știu dacă e și mort din scoale. Hopșor, pașor, nu fi dat ochii la sat, hai da! Ia faceți o lea din loc, tara, 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 că am intrat cu batea în joc, tara, 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 da. Tropotești mărunțele, tara, 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 și-mi e dat să joc cu el, tara, 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 da. Hei, hei, hai da, hai cu roata mare, fi saltat, fiecare, nu mă uită strapcișoare, tara, 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 da. Tara și liuă prin jelin, păi oara mă spună prin jelin, măi, hop, șa, românilor, putere de muncă vă doresc. Doamne ajută! Bene, e telecamera, eccoci qua allora, telecamera 3. E, allora, vi ricordo che tutte queste persone, questi talenti, saranno presenti la prossima settimana per chi è a Roma e chi vuol venire anche a trovarci. Il 30 e il 31 a Fonte Nuova, che è circa 15 chilometri, neanche, sulla Nomentana, 10 chilometri dal centro di Roma, sulla Nomentana. Ci sarà questo evento del primo evento riguardante appunto il Festival della Diaspora. Che proseguiremo in Romania. Ci sarà solo musica o ci sarà anche poesia? Poesia, musica, ballo, canto, tutto. Di tutto, c'è di tutto e di più. Quindi
Ci sono anche Sarmaluzze, Mitch, ci sono? Perché se no noi non sai che non ci muoviamo, Ok, allora ci sarà tutto, quindi non bisogna, ci dicono che c'è una telefonata, comunque non bisogna mancare, quindi bisogna starci. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, benvenuta, da dove chiami? Sono Elena, chiamo da Bassano del Grappa, come di solito. Bassano del Grappa, vedi stasera... Stasera qui padre Serafin la grappa ce l'ha portata da casa, quindi... Si chiama Elena, quindi... Elena, auguri anche a te per ieri, anche a te per ieri. Grazie, grazie mille a tutte, Elena e Costantini, e un Christos Annalzat. Adevărat Annalzat. La sessione ieri. Grazie a salut pe toți cei prezenți, ca de obicei în studio. Și aș vrea și eu, cu permisiunea dumneavoastră, să cânt eu un cântec cu muzica mea, dacă îmi permiteți. Știu un cântecel care poartă în el urare ca o floare într-o zi de sărbătoare, două vorbe mici, spuse cu lipici, scrise de bunici și străbunici. Știu un cântecel care poartă în el urare ca o floare într-o zi de sărbătoare, două vorbe mici, spuse cu lipici, scrise de bunici și străbunici. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, vii cu mine, vii, hai noroc și nu mai bucuri. Uite așa asta și aș tot cânta, stelelor să le țin pasul, să nu mai știu câte ceasuri, dar de ce să dorm, dacă nu mi-e somn, azi petrec și eu ca orice om. Uite așa asta și aș tot cânta, stelelor să le țin pasul, să nu mai știu câte ceasuri, dar de ce să dorm, dacă nu mi-e somn, azi petrec și eu ca orice om. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, vii cu mine, vii, hai noroc și nu mai bucuri. Bine, bine. Sunt băutor, nici risipitor, nici... Nu beau până acasă masă și să ajung mai ziua acasă, mai mă când țin el, cât îmi păhărez, că mi-e drag ca să ciocnesc cu el. Nu sunt băutor, nici băsipitor, nu beau până ca masă și să ajung târziu acasă, beau mai puțin pe el, cât un păhărel, că mi-e drag ca să ciocnesc cu el. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, vii cu mine, vii, hai noroc și nu mai bucuri. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, vii cu mine, vii, hai noroc și nu mai bucuri! Brava! Brava! Mulțumesc frumos, mă scuzați. Dobbiamo dire brava ad Elena, perché si prepara anche la base, fa da DJ, fa tutto lei, quindi brava Elena, brava. Noi la invitiamo a Roma. Elena, ti aspettiamo veramente, così almeno la base te la mandiamo noi senza che stai a... Io invito tutti gli artisti che stanno, brava, non solo brava. A Roma, anche Beh, fuori. Io voglio dire solo questo, anche se ho emozioni, tutta la stanchezza di un giorno di lavoro, voglio dire che io ho partecipato anche io a Romania Talento. Brava, brava. Quindi, beh. Brava. Ti aspettiamo però veramente, vieni a Rosso che Bassano è lontano, però ci farebbe piacere insomma sentirti da... Dacă veniți la Roma, noi avemo unde să vă ospităm. Poi abbiamo anche un manager qua, abbiamo il nostro manager padre Serafine, il quale appunto... Troviamo per tutti. Troviamo anche, anche il posto se vieni a Roma, ti aspettiamo veramente. Ok? È caduta la linea. Bene, ringraziamo allora Andrea che la vedremo appunto la prossima settimana a questo evento e speriamo di riaverla poi altre volte. No, ma noi ti aspettiamo qua perché comunque i nostri telespettatori... Con mare drag, ci mulțumesc pentru această invitație. Grazie, grazie. Bene, allora adesso mandiamo un altro stacco di pubblicità.
poi ritorneremo in diretta, naturalmente su Romi TV, con i nostri graditi amici in famiglia e con Elena e padre Serafin. A tra poco!
Abbiamo la telefonata, avevo promesso che nella seconda, terza parte si scaldavano gli animi, ma non ci lasciano. Continueremo minimo altre due, tre cose. Poi il ragazzo lo vedo un po'... Vuoi un po' di pera qua? Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Pronto, pronto, buonasera. Buonasera. Benvenuta. Ben trovato. Grazie. Mi sono plinima di Bucurica in voce avete la colonna studio, pentru că și eu sunt tot din Moldova, din Bucovina. Alo? Alo? Da? M-auziți? Da, foarte bine. Vreau să zic că sunt Aristica din provincia de Treviso. Și vreau să vă spun că mi se umple inima de bucurie când văd ce aveți acolo în studio, pentru că și eu sunt tot din Moldova, din Bucovina, mai exact din Vama, și vreau să o salut pe frumoasa blondă care e vecină cu mine. Și ce să vă zic, am o săptămână de când am descoperit emisiunea dumneavoastră și n-am mai putut de bucurie, pentru că chiar mă gândeam, suntem atâția române aici și avem tradiții atât de frumoase și nimeni nu le pune în vedere, pentru că în zona asta unde sunt eu n-am mai văzut nicio emisiune făcută cu români și despre români. Și aș vrea să-i răspund la doamna care a vorbit un pic înaintea mea, care a zis că nu știu cine ne-a făcut de rușine. Eu aș vrea să-i spun doar atât, că o țară nu se caracterizează prin câte femei imorale avem sau câți țigani, ci se caracterizează prin istorie, cultură și tradiție. Și dacă sunt persoane bine pregătite ca să pună în valoare toate aceste frumusețuri, atunci e totul ok. Eu vreau să vă spun că mi-ar place foarte mult să fiu acolo cu dumneavoastră. Din păcate sunt foarte departe. Ar trebui să faceți o emisiune numai pentru mine și cu mine, că cânt și eu și dansez foarte mult și bine. Și din familia mea toți cântă și dansează. Și ce să vă zic, eu nu vă vreau să vă cânt acum sau să vă spun poezii, vreau doar să vă spun că îmi pare foarte bine că am reușit să vorbesc în direct, că faceți lucruri frumoase și dumneavoastră, domnul Manuel, vreau să vă mulțumesc din suflet că ați făcut acest lucru. Poate luați legătura și cu persoane de aici din zonă să facă ceva cu noi și despre noi. Și să ne putem petrece și noi timpul liber într-un mod plăcut și util și să punem în valoare toate lucrurile frumoase care sunt în zonă la noi și în toată țara. Ce să vă zic, vă urez să aveți succes cu această emisiune, să o țineți tot așa și o seară plăcută! Grazie! Vorrei ricordare anche ai nostri amici che ci seguono da casa che comunque preparare un ballo del genere, ma sicuramente lo sapete, però è giusto che comunque vi si ricorda, e c'è bisogno di tempo, di impegno, di... Spesso questi ragazzi poi sono giovani, potrebbero andare a un cinema, potrebbero andare in una discoteca, mentre invece continuano a coltivare le tradizioni della loro terra. Quindi in questo caso, già solo per questo... debbono essere rispettati, debbono essere ringraziati. Poi il loro lavoro, che è comunque un lavoro degnamente fatto, poi non sono io il Gladi della situazione che può dire se sono bravi, però sicuramente l'impegno c'è, e c'è anche la volontà di migliorare, di andare avanti, e poi comunque sono giovani e calcoliamo che stanno imparando in Italia. Quindi sicuramente anche io sarei bravo a imparare a Bucarest tutti i giorni, andare lì a perdere tempo, sicuramente diventerei... un provetto ballerino, però torno a dire, calcolando che devono studiare, anche le signore che stanno qua non è che fanno l'artista di professione, quindi poi durante la settimana fanno tutti quanti i loro lavori, e quindi per questo da parte mia e penso anche da parte dei nostri telespettatori va un ringraziamento a voi. Treviso, la signora ha sentito. Quindi nessuno di loro, anche se possono usare a lettere maiuscole la parola professionisti, perché non hanno nulla a che levare ai professionisti che in Romania lo fanno per lavoro,
il loro lavoro vale il doppio, perché comunque debbono poi comunque svolgere la loro attività lavorativa in Italia, o nel caso di questi ragazzi di studiare, quindi di andare a scuola e tutto quanto. Quindi c'è una telefonata, bello perché mi fanno sempre così, alle telefono, alle telefono. Pronto? Buonasera. Buonasera, benvenuto. Come, me li mandi via? Adesso che li volevo... No, venite. Abbiamo un'altra canzone loro, ce la spariamo alla grande. Abbiamo la telefonata, poi ci spariamo loro. Chiudiamo poi la trasmissione dopo. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, benvenuto. Da dove chiami? Santa Marinella. Vicino a Roma. Santa Marinella? Vicino a Roma. Mare. C'è il mare. Mare. La mamaia del Lazio. Aspettiamo l'evento. Che ci racconti? Ho provato tante volte a chiamare, ma alla fine sono riuscito a prenderla lì. Complimenti per la vostra trasmissione. Io sono da Maramures. Maramures, mettalo il cappellino. Bravo. Ecco qua. Tutti qua, ecco. Anche le Sarmale, anche la Zuica, anche la Grappa della Maramures. No, Orinca. Da quanti anni sei in Italia? Da 99. 99, quindi ormai tanti anni. Lontano 99. Bene, allora a sto punto, visto che Santa Marinella è vicino Roma, domenica... in Piazza Nassiria, Fontenuova. A Piazza Nassiria, Fontenuova. È gratuito, non si paga niente, quindi dobbiamo tutto specificare. Gratis. Quindi ti aspettiamo... Non posso promettere perché c'è un lavoro che un po' sabato domenica sono impegnato con i lavori di catering, matrimoni... Comunque, se eventualmente, diciamo ai nostri telespettatori, chi non potrà venire, Romit, saremo sul posto, quindi cercheremo di prendere più materiale possibile e poi lo ritrasmetteremo. Per altre informazioni possono entrare su pagina di Facebook, sulla pagina Elena Stuparo, vedono tutte le informazioni del festival. Ti ringraziamo del tuo intervento, soprattutto perché è la prima volta che intervieni in diretta su Romit TV. Quindi ho provato tante volte. Sei stato fortunato, vedi, stasera è andata bene. Stasera sì, perché altre volte avete... No, ci stavano invitati da Maramures, non sono riuscito. Purtroppo anche... abbiamo due linee, eppure riusciamo a intasare anche quelle, quindi siamo bravi su questo. Ti ringraziamo veramente perché, insomma, il fatto che sei entrato è un altro telespettatore che ha dato il suo parere sulla nostra trasmissione. Grazie. Voglio fargli auguri grazie. Auguri per la vostra trasmissione. Grazie. Molto grazie. Ci basta abbiamo rubita. Allora, adesso mi lanciano, lanciami il microfono all'americano. No, non me lo lanciare, costa un botto il microfono. Porca se rischiavamo stasera di rovinarci col microfono, costa un botto, poi dobbiamo fare la colletta domenica a Padre Serafini in chiesa. Allora, innanzitutto, qualcuno l'abbiamo presentato prima, però li ripresentiamo tutti quanti. Il gruppo si chiama Plymioritic. Che vuol dire Plymioritic? In italiano come si potrebbe tradurre? Ha fatto la domanda troppo complicata. Piani erbosi. Sì, vedi? Una pianura dove sono tante pecore. Tante pecore. Beh, ti ho idea, più che... È una metafora, che qui sono delle belle pecorelle, certo, quindi certo. Beh, subito, visto lui le pecore, vedi, vi prende, vi ha scritto, già vuol dire che vi ha scritturato, quindi Padre Serafini vi ha già scritturato, che è il nostro manager d'eccezione. Allora, il tuo nome, passatevi il microfono, comunque già ci siamo presentati via, però ripresentatevi ancora per i nostri telespettatori. Io mi chiamo Ionella. Edmund. Alisa. Mihai. Alexandra. Raimond. Alexandra. Sci Christian. Allora, vi ringrazio ancora una volta a nome dei nostri telespettatori per la vostra presenza qua e già vi rinvito un'altra volta a un'altra puntata di un'altra. Più puntate potete venire, siete ben graditi di Vox Populi. Ci vediamo questo ballo e poi concludiamo con la nostra amica.
Non c'è il ballo, niente, ci hanno levato il ballo. Allora niente, vi ringrazio. E allora a questo punto, Rodica, se vieni, niente, a questo punto vi lascio con Rodica Kirku, poi ritorneremo per i saluti. Io vi ringrazio ancora una volta. Se volete rimanere qua, siete ben graditi. No, ci sono altri due artisti, quindi... Allora, intanto partiamo, perché a forza adesso di due, tre, uno, quattro telefonate... Craiova. Craiova, vedi? Io mi risiedo comunque. Anche perché poi Padre Serafino ha detto che se finiamo la bottiglia, il gioco della serata, la bottiglia, vedete che siamo già a buon punto, se nell'ultimo stacco pubblicitario speriamo di finirla, ci dirà come si tirano fuori le pere dalla bottiglia. No, come sono entrate. Come sono entrate già lo sappiamo, padre. Hai detto come le tiriamo fuori. No, come lo sai? Le abbiamo messe con l'albero, l'abbiamo legato e l'abbiamo fatto crescere. Mai tare. Plaiurile lui Mihai Viteazu și împreună Mihai Viteazu a unit cu moldovenii și ardeolenii, au unit și astăzi România există datorită lui Mihai Viteazu. Deci fiecare zonă are frumusețea ei și cred că dragostea pentru suflet, pentru țară, pentru prieteni, oriunde am fi, rămâne aceeași. Român de viță veche! Dăruiesc, melodiile mele sunt făcute din dragoste, un melos și un care unge pe suflet, cum să vă spun, textul meu este dragoste adevărată pentru viață. Româncuța-i lucru mare. Sub soare, lume, lume, româncuța e lucru mare, lume, lume, de pomina lumii este româncuța,
Româncuța, Româncuța e lucru mare, Româncuța. Partiamo allora, mi dicono che abbiamo un momento di pausa, se così vogliamo dire, per Rodica. Ascoltiamo un'altra canzone a cappella, come si suol dire, della nostra amica Ludushan. E poi... No, abbiamo una telefonata, Pronto? Non abbiamo la telefonata. Allora, cosa ci abbiamo, regia? Che lo vedo che si mette le mani nei capelli, no? Ti sei fatto due pere qui, due pere Williams. Cioè che... Però... Padre, stiamo migliorando, vedete, stiamo scendendo, vedete. Per fine serata abbiamo finito e ci dirà come si tirano fuori le pere. Ecco qua. Adesso mi dice, poi fa, no, così però, poi fa. Allora, così per me vuol dire vado al bagno. Allora, pronto? 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 È andata al bagno, vedi, pronto? Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ti chiedo scusa, ma pensavo che è andato ad andare al bagno qui, regista. Dimmi tutto. Buonasera. Buonasera. Sono Michela e sono dentro un paesino, provincia di Caserta. Caserta? Napoli. Caserta. Bene, bene. Che ci racconti? Un pare di me. Io sento la torre di mia vostra. Mulțumesc la toți români mei. La toți artiștii mei, sunt foarte, foarte onorată că îi ascult. Îmi minge inima de bucurie când îi ascult. Nu sunt de foarte mult în Italia, dar când aud vorbă românească, mă emoționez. Când vă văd la televizor, mă emoționez. Eu sunt din Iași și îmi face mare plăcere să vă aud. Grazie! Salut pe toți, salut anche Iașiul. Un bacio la ragazzele mie, la figlia mia, le zic că îi iubesc pe toți și vă mulțumesc din suflet pentru tot. Grazie. Să rămân la părinte. Bună seara, Doamne ajută. Allora. Bună sănătate. Mulțumim. La fel, Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Sărut mâna. Doamne ajută. Doamne ajută.
Eccoci, allora in diretta dobbiamo correre perché abbiamo, ci è rimasto pochissimo tempo e... Andiamo a casa. Andiamo a casa, padre Serafì vuole andare a casa. Padre Serafì vuole andare a casa perché ha detto che l'auto... Non per la gente, la gente. Allora, la gente. Lui vuole andare a casa perché è stanco e poi perché l'autobus va via, come... perché va via. Però scusa, padre Serafì, io mi permetto perché con padre Serafì siamo amici e gli do del tu perché per me, oltre ad essere... un padre spirituale e anche poi un fratello. Dal Romit. Però io dico, tu che hai aderenze nell'alto, no? Vedi di far arrivare qualche altro autobus speciale per noi, no? Cioè io dico, fai una... Un polmino. Sì, no, sì. No, ma chiedi su una, tramite telefono, avete dei telefoni vostri interni, vedi di... Arrivano quattro, è un bel pullman tutto per noi che ci porta... Padre, ci dobbiamo sbrigare perché il tempo finisce e la boccia... No, c'è qua. Allora, da questa settimana abbiamo aperto un concorso. Ogni settimana avremo un concorso nuovo. Questa settimana è come escono le pere dalla bottiglia di padre Serafin? Allora. Andiamo con la parte ludica. Andiamo con la poesia, con la canzone. Ma lei vuole il bicchiere? Buonasera. Sono onorata che partecipi a questo mare evenimento. Mă numesc Ileana Ludușan, o parte dintre dumneavoastră mă cunosc. Sunt o mare culegătoare de folclor, doine, de tristețe, de bucurie. Și în această seară vreau să vă cânt un cântec de suflet pentru toți românii de pretutindeni care urmăresc acest post, pentru românii din Ardeal, frații mei din La Storta și pentru părinții care m-au rugat să le cânt acest cântec, că mă vor asculta până când voi apărea. Și așa-mi vine câteodată, dorule, și așa-mi vine câteodată să dau cu cuțitul-n chiatră, să dau cu cuțitul-n chiatră, dorule. Din chiatră să iasă foc, măi, dorule. Din chiatră să iasă foc, dacă n-am avut noroc, dacă n-am avut noroc, măi, dorule. Când s-a împărțit norocul, măi, dorule. Când s-a împărțit norocul, fost-am eu dus la lucru. Fost-am eu dus la lucru, măi, dorule. Și la toți le-o dat cu carul, dorule. Și la toți le-o dat cu carul, numai mie cu paharul, numai mie cu paharul, dorule. Nici acela n-o fost plin, măi, dorule. Nici acela n-o fost plin, jumătate-o fost venin, jumătate-o fost venin, măi, dorule. Nici acela n-o fost ras, măi, dorule. Nici acela n-o fost ras, jumătate-o fost necaz, jumătate-o fost necaz, măi, dorule. Un saluto a tutti amici italiani che hanno imparato lingua rumena tramite i corsi di lingua, cultura e la civiltà rumena, italiani bambini e anche adulti, ai quali li voglio salutare e che so che a quest'ora mi ascolta. Ma che?
Con il tappo. E li voglio fare. Sia, fa il primo piano. La prima pera è uscita. La prima pera è uscita. Guardate, la prima pera è uscita. La prima pera, vedete, sta uscendo la prima pera. Allora c'è una canzone che dice accogli la prima mela. Noi invece cogli la prima pera. Vi dico che noi siamo ben integrati, tanti adulti che bambini. Sì, ma i bambini non devono vedere queste cose, eh? Sì, no. I bambini dormono a quest'ora. No, scusa. Perché per noi, perché sennò se bevono anche i bambini, poi per noi non rimane più niente. A Izza, 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 a costa, 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 alla salute nostra. Saluto tutti gli amici italiani che ci seguono. Angela, e li aspettiamo anche loro, noi a loro con le loro tradizioni, perché noi siamo bene bene integrati. Grazie. Grazie a te. Ricorda ai nostri amici che ci seguono in diretta che notizia dell'ultima ora, la prima pera è uscita, quindi padre ce la faremo stasera. Ce la faremo. Fermiamo gli autobus perché ce la faremo. Allora, Rodica, devo dare il microfono a Rodica. Grazie, grazie, grazie. Allora, ringrazio il gruppo Plemioritic, poi continueremo perché poi ritornano gli amici della cravatta bianca. Li posso chiamare il gruppo gli amici della cravatta bianca? Sì. Però la prossima settimana poi dovete venire con la cravatta bianca, ok. E ci dovete, allora, pubblico, ci dovete aiutare perché nella seconda parte noi dobbiamo svelare questo segreto. Padre, io non so come tiri fuori le pere da qua, ti dico la verità, non lo so, guarda. Capisco che le vie del Signore sono infinite, ma tirar fuori le pere da qua la vedo molto complicata. Comunque, allora, Rodica con la sua ultima canzone di questa sera. Vi ricordo che anche Rodica sarà presente il 30 e il 31 sì. Al primo Festival della Diaspora a Fonte Nuova, vicino Roma, sulla Nomentana, 10 minuti di macchina dal centro di Roma. E ci sarà di tutto e di più e sarà anche una festa per stare tutti insieme, insomma, per divertirci un po' all'aria pura. Quindi, Rodica, a te il testimone. Tanto noi ci facciamo un altro drink qui con Padre Serafin. Drink Padre Serafin, vedi, fa pure rima. Padre, dai, dai, padre, dai. Dai, padre. Siamo in diretta, ci chiedo solo... Salute, per persona, salute. Dai. Siamo vedendo l'istigazione a bere l'alcol.
Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Pronto. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Da dove chiami? Ben trovato. Grazie. Soliano Rodicone, provincia Forlì di Cesena. Cesena, gli amici di Cesena. Buonasera. Che ci racconti? Ci senti? Sì, sì, sento. Andiamo. Sì. Fiorella, senti angata. Io mi chiamo Alessandra. Alessandra. Che ti risultare? Sì, io mi sento, mi sentite? Ci devi sentire dal televisore, non dal, scusa, dal telefono, non dal televisore. È la pera che ci fa. Prima, sono anni che diciamo che mi sa sentire dal telefono. Stasera la pera mi fa dire che devo sentire dal televisore. Dal telefono, devi sentirci dal telefono. Neanche dal telefono ci vuole sentire. La nostra amica di Cesena non ci vuole sentire. Now is it? Da, vorbisco. Vorbisco noi pausa un forte bine. Vrei am să vă zic la mulți ani, la toate Elenele din Italia, la toate Constantinele și toți Constantinii, pentru ziua de ieri. Mulțumim! Mi-ar place foarte mult, adică îmi place foarte mult când aud românii noștri, că suntem foarte mulți în străinătate. Și îmi crește inima de bucurie când văd că au făcut ceva și pentru noi românii care suntem în străinătate. Eu vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută în continuare. Grazie. Multă, multă sănătate să vă dea Dumnezeu la toți și la toți străinii din toate, la toți românii din toate părțile și la toți italianii care sunt foarte buni cu noi. Grazie. Grazie, no. E a questo punto notte buona, perché già abbiamo... Mulțumim pentru telefon, seara plăcută. Allora, siamo giunti, purtroppo vorremmo andare a oltranza, ma purtroppo veramente abbiamo il problema dell'autobus. Padre Serafino ha chiamato su, però dice che... Sì, questa sera... Questa sera non può, non può intercedere, non può intercedere per farci arrivare l'autobus. Beh, abbiamo qui un albergo, quindi pare che vada, potremo dormire qua. Allora, cari amici telespettatori, io devo veramente ringraziarvi perché questa sera ci siamo divertiti, siamo stati bene, come sempre, però ogni settimana, come vedete, mettiamo un sasso per costruire questa casa e quindi questa sera torniamo. Abbiamo... Padre Serafì già ha detto che ci porterà i nuovi talenti, quindi già ci sta dicendo... Portaci però anche qualche bambino che canta, sì. Quindi vorremmo fare una serata dedicata ai Copitor, quindi ci farebbe piacere anche questo. E quindi diciamo io vi ringrazio per la vostra presenza questa sera sulle frequenze di Romi TV, voglio ringraziare un po' tutti e innanzitutto voglio ringraziare i tecnici che ci hanno aiutato questa sera, Cristiano e Gianni, che il quale la moglie ha già chiamato due volte perché non lo vede, e ogni volta poi deve andare a chi l'ha visto per cercarlo. Comunque Gianni sta qui con noi. Adesso gli daremo un altro goccetto anche a Gianni, così la pera scende. Voglio ringraziare anche Francesco e Lorenzo della regia, Bianca al telefono. E voglio ringraziare anche comunque Elena Stuparo, che questa sera ci ha permesso di avere in studio questi ospiti. Vi ringrazio a voi, a Romi TV. No, anzi, ringrazio a voi perché avete questa energia... Cioè, noi non ci staremmo se non ci fossero loro, quindi il fatto che loro vengono ci danno energia e poi siamo anche fieri di dare anche un po' di cultura, perché comunque questa è cultura che, torno a dire, noi italiani abbiamo perso. Voi invece continuate a tramandare da padre in figlio. E ringrazio quindi Stelluzza, ringrazio Rodica, ringrazio Andrea, ringrazio Elena, ringrazio un po' tutti, qualcuno non mi ricordo, non perché l'effetto del gruppo Mioritic. L'effetto della pera mi ha fatto raddoppiare il pubblico, no? Quindi ne vedo due, non so qual è quello buono. Gruppo Serafico. Gruppo Serafico, gruppo Ponte Mammolo, gruppo tutti i gruppi, perché ormai l'effetto pera è partito, ormai, Facciamo un saluto all'ambasciata. Il quale non salutiamo ha non la...
non andrà all'evento. Poi qui cercheremo di cercheremo di indagare perché l'ambasciata non va all'evento, quindi cercheremo poi Speriamo di avere la presenza, donne ambassador. Vedremo, domani c'è questo evento con i Copilor, vediamo un po'. È molto importante fare un saluto al pubblico presente e agli artisti che sono gli artisti da diaspora, quindi sono persone importanti, artisti importanti che portano avanti la cultura rumena, quindi si meritano il saluto dall'ambasciata. Quindi mandiamo un messaggio all'ambasciatrice, se lei non potrà andare, perché so che il 26 dovrebbe essere a Bari da qualche parte, quindi può darsi che per quella data non rientra. Il 30, comunque, il 31, male ci manderà qualcuno. Può mandare qualcuno, insomma, alla fine, dovrà dire, basta che ci sia la presenza delle istituzioni, anche perché... Questa gente, se non come istituzione in Italia, solamente voi, perché poi il consolato è quello che mette i stampini. Quindi... Ma è un onore per gli artisti rumeni. Quindi comunque, lanciamo questo messaggio a chi può rimandare questo messaggio all'ambasciata, di mandare quantomeno un suo rappresentante. Padre Serafim manderà due pere, quindi comunque... Questa storia della pera, padre, non te la farò passare liscia perché tu stasera mi hai drogato con questa roba. Cioè io ti vedo due padre Serafin stasera. Non... non so qual è quello giusto, capito? È grave questo, è grave. Domani quando mi confesso, che gli racconto? Che ho bevuto le pere, eh? Padre Serafin. Ringrazio veramente. Il gruppo. Dalla Maramuresh. Donna Lucica dalla Maramuresh. Lucia. E ormai sei diventato un manager proprio, eh? Lo vedremo... Io lo vedo come presentatore, ti vedo una serata come... Ma l'hai fatto presentatore? Perché l'altro anno, quando abbiamo fatto l'evento da te, tu presentavi, vedi? Pippo Baudo... Devo parlare con Papa Francesco, perché abbiamo anche Pippo Baudo. Ragazzi, vi dico ragazzi perché siamo tutti ragazzi. Allora, io la prossima settimana non ci sarò per un mese, e come vi dicevo, devo fare un intervento, quindi pregate... Vengo io. Vieni te. Eccolo qua, vedi, già si è imbucato, quindi verrò sostituito da padre Serafin, ti rimetterò il cappellino di Maramuresh, vedi, già si sta adeguando alla... Eccolo qua, vedi, perfetto, mi puoi sostituire alla grande. Non ho la tonaca, perché per me dovrebbero farla gigante, però... Dai, parlo con Papa Francesco, ti faccio dare una delega per potermi venire a sostituire. Ragazzi, io veramente vi auguro una notte buona, divertitevi e state bene. Ricordatevi che siete in Italia, ma con noi è sta casa. Vi lascio con il gruppo che ha iniziato la serata e anche loro saranno presenti la prossima settimana a questo evento. Io veramente vi mando un caloroso buonanotte. Elena, grazie a te. Padre Serafin, grazie anche a te. E grazie a tutti quanti e ci vediamo prossimamente. Notte buona. Satul gol, mai dorule, dor și dor, părinți fără
ar fi viața de dulce, măi, dorule, dor și dor. Dorul de acasă te ajunge, măi, dorule, dor. Cât ar fi viața de dulce, măi, dorule, dor și dor. Dorul de acasă te ajunge, măi, dorule, dor. Și poți strânge bani câți vrei, da, măi, dorule, dorule. Te uiți departe, dai tăi, da, măi, dorule, dor. Și poți strânge bani câți vrei, da, măi, dorule, dorule. Te uiți departe, dai tăi, da, măi, dorule, dor. Și dor, nimic nu-i cum ai lăsat, măi, dorule, dor. Când te întorci la tine în sat, măi, dorule, dor și dor. Nimic nu-i cum ai lăsat, măi, dorule, dor. Și neamuț îmbătrânit, da, măi, dorule, dor și dor. Dar și mulți ori prăpădit, da, măi, dorule, dor. Arde vă foc cu diban, da, măi, dorule, dorule. Pentru voi pierdui mulți ani, da, măi.